Ragazzi, benvenuti sul nostro canale, non scordatevi di cliccare sotto qui il tasto iscriviti per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri ritrovamenti, sui posti più belli per quanto riguarda la militaria e non solo. Oggi vi portiamo a vedere un forte tedesco, stiamo parlando di Forte Bastione, ormai abbandonato. Qui si è combattuta la guerra tra tedeschi e americani, questo ovviamente era la parte, il forte tedesco, dove appunto avevano munizioni e il quartier generale. Il posto è un po' fatiscente, abbiamo anche il metal, non troveremo nulla perché ovviamente qua è super battuto, però magari diamo una spazzolata a quella mentre vi faremo vedere un po' di cose. Non ci resta che entrare in questo bellissimo ponticello, passerella, super mega schifosa. Ragazzi, ci vediamo dentro, a dopo! Dei tesori di Hitler. Andiamo! Un'antica piscina dove nuotavano Barracuda, Piranha, Hitler, Gengis Khan, lo squalo bianco. Abbiamo perso Nicola. No, Nicola si è perso. Si è inventato. La spunti. Ma questa è pubblicità, si può fare? Qua la vasca di piranha, dei coccodrilli. Scusate, abbiamo trovato qualcosa. Cosa abbiamo trovato? Ho trovato una mucca dicendo che il suo aggeggio lì non trova mai niente. Ho trovato la mucca, siamo tirati fuori. Questa cosa? Che cos'è questa cosa? La cosa bella è che non è una bomba, come al solito. Di solito quando scaviamo un fondo così tanto,
mangiarci così, leggero. Ma infatti, ma così la rovini. Scaldi tutti i pezzi se la scappa. A sbricioli. Scavetti ma non apra. Dagli una mano Nicola, invece di stare lì a gingillarti con le scatoline. Su! Non si è ancora rotto le scatole di scavare. Finita la festa. C'è una noce di cocco laggiù. E la allora devo piccolare. Basta, è l'unica soluzione. Scavando con un ditino, scavala come delicato. Ma scusa, no, ma non abbiamo trovato niente tutto il giorno, ragazzi, no? Stiamo scavando, anche se stiamo scavando palesemente dello schifo, lui non neanche ci dà forza per provare da dire ci divertiamo, scaviamo qualcosa. Perché devi picconare? Ma perché lui non vuole scavare, lui ci scava col dietino, lui vuole darci i picconi, no, giù. Piccona di lì, no? Piccona di lì. O di cattiveria o niente. Che abbiamo trovato in questi tempi. Una decina di scatoline il cui uso è ignoto. Tra l'altro, se voi da casa sapete cos'è, mi raccomando scrivete qui sotto nei commenti. Perché sia schifezza. E non ci prendete per il culo, ovviamente. Ma guarda come quanto impegno. Quanto impegno ci stanno mettendo. Un sassolino alla volta, oh. I nostri cazzo, ma continua a suonare, più si scava più suona. Telespettatori loro sanno che noi scaviamo grandi buche per trovare piccoli reperti, come il primo video che abbiamo caricato, dove abbiamo scavato quante ore. Sì, ma l'importante è la convinzione. Un'altra rotta. La dedizione impiegata nel recupero, nel tentativo di recupero di materiale ferroso. Materiale ferroso. Non definito. Arriva un segnale. Vedi come fanno gli archeologi. Ecco, siamo a quota 20 più o meno, direi 21. Qua qui c'è un'euro. Ma è ancora interrata, su. Questo era il porta Viagra. Questo è un porta gioie. Hitler. Agita. La vuota? Ragazzi, se le volete potete prenotarvi. A quante l'una?
all'asta miglior offerente può sceglierne o una o quella grande oppure si prende tutto il mondo. Sì. Serviamo il lotto. No! Lo scandalo! Cosa cazzo ci... Boh! Guarda come si scappano. Senti quanto un birro. Sono i trofei tolti, estratti finora. Nicola sta allargando il buco. Con grazia e delicatezza lo sta facendo. Sarà per Nicola. Queste erano già tutte imprenditori. Tipo questa. Questo non si sa. Appena rotta. Allora, veniamo a te oggi, dai. Non è che li metti qua. Non si sa. Occhio che una c'ha dentro della roba, brillata. Funghi! Cioè, come l'abbiamo definita la roba dentro? Definita indimenticabile. Indimenticabile come sia. Dicono della roba bruciata, carta o cartone bruciato, non si sa, lo chiudiamo. Questo è il mio anello. Abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato? Questa roba qua, per la precisione, quello di prima. Perché lì poi c'è la piano che si tronca. Questo è un telecomando vecchio della guerra di indipendenza. Sì? E la accatastiamo. Guarda, mi segno, mi sono prima di queste sono conservate. Una la regaliamo anche a Alessandro, anche se uno stronzo non è venuto. No, Alessandro si è attaccato. Questa è una scatolina, la mettere insieme alle altre scatoline. Sì, sono scatoline dappertutto. Yoda non te la vuole regalare, glielo ho detto, non vuole. Sei una brutta persona, perché tutti quanti si meritano una scatolina. Ma Viola, non vuoi una scatolina? Guarda quante ne abbiamo. Stiamo divertendo tantissimo, io mi sto divertendo tantissimo, questi continuano a scavare, a breve spunteranno più o meno a Hong Kong, ora li vedremo. Abbiamo ritappata. Perché l'avete ritappata? Scavando là abbiamo ributtato nel buco di tutti qua. Meno male che c'è anche un ingegnere tra di noi. Altre, rotta! Questo piano. Ecco, un'altra scatoletta. Mai più senza, ecco, direi. Una scheggia di bomba! Stavo dicendo, ragazzi, volete vedere come estraiamo? È facile, yeah! Guarda, mattina anche un po' di verde. Ah, verde. E ancora. E dentro un'altra scatola. Non so. Tipo matriosca, ecco. Una pipita. Guarda, guarda, c'era i proiettili. Sì, vedi. Ah, il portaproiettili! Tantissimo!
i portaproiettili, facci vedere i portaproiettili. No, proiettili però ce lo potevano lasciare veramente. Fai vedere i portaproiettili. Nicola, girano. Ah, stavano lì. Sì, no. Uno poteva non lasciarcelo più. Allora non me la dare in mano a me. Intera? Bella, grossa. Sì, sì. È grossa quanto te quella buca lì. Anche di più. Gli stai dentro devo. No, poverino. Dai. Posso provare, eh? Un'altra una piccolata. Che cazzo facciamo a portare via tutta sta roba? Sacchettino. Questo non so. Siamo giunti alla fine. Sì, ce l'abbiamo fatta. Dici? Sì, però dai. Suona più. Come Nicola sosteneva, in effetti, c'è un buco segreto, c'è un odore. Forse c'è un tedesco morto putrefatto. Se c'è davvero, restituiremo un corpo alla famiglia. C'è le campane che suonano. E niente, vediamo di ripulire perché sembra. Forse abbiamo finito. Sembra di essere la prima serie di Lost, quando trovano il bunker sottoterra. Salta. Che scavano. Salta anche viola, dai. Vai. Vabbè, continuiamo, vi faremo vedere. La situazione sta degenerando. Scavando sul ma su per far vedere. Ah, beh, commenta questa cosa, cosa ne pensi? È proprio un tombino. Ma cosa fa? Era iniziato a scavare. Vai, vai. Ma che cazzo fa? Vai, vai. E sta cercando un'altra scatolina qui. Tirala fuori. Piano, piano Nicola, piano. Mattone, quello è un mattone. Dall'altra parte. Cosa ho trovato? Belle delle casse di legno. Ok, qui c'è un bruciato. Ragazzi, ciao! Uno e uno, due, qua. Perché fa la pubblicità? No, perché oggi vi abbiamo portato a vedere Forte Bastione, qui tra Massa Carrara e La Spezia. Dovevamo solo farvi vedere quello che c'era. Abbiamo portato in metal, ma sapevamo di non trovare nulla perché la zona è già super battuta. Invece, come avete potuto vedere, siamo stati fortunati perché abbiamo trovato una fantastica buca tedesca, fantastica, dove ci facevano i falò. Fantastica a modo di dire, insomma, però qualcosa ci ha permesso di trovare. Allora, ci sono scatoline che sono un po' rotte, però alcune sono più intatte e alcune si vede un pochino di vernice. Alla fine abbiamo scoperto, è quasi monnezza, però abbiamo scoperto che